Ho sbagliato, ho fatto male, ho fatto un appello a Mara Carfagna, avrei dovuto evitare di parlarle e di farle appelli. Mara Carfagna è indegna di essere un parlamentare. Mara Carfagna dovrebbe essere cacciata dal partito di Berlusconi, che è stato condannato da magistrati che hanno evidentemente applicato una loro visione politica all'attività giudiziaria, e da altri magistrati che l'hanno indagato per aver pagato delle minorenni. Mara Carfagna dovrebbe ribellarsi al suo capo. Non lo fa. C'è una ragione? Perché non lo fa? Dovrebbe essere a questo punto Berlusconi che, per i suoi principi, caccia Mara Carfagna dal partito di chi lo ha difeso, pensando che i magistrati possano sbagliare. E stanno infatti sbagliando in un caso che è grave come quelli che hanno investito Berlusconi. Cioè il caso di un parlamentare, che non lo è più, che è stato collega di Mara Carfagna in Forza Italia, il quale, tornato a fare l'avvocato, è stato incriminato e arrestato in un provvedimento cautelare, senza un processo, né di primo grado né di secondo grado, non ha avuto processo. È stato arrestato ed è stato in carcere circa 2 anni, poi è andato agli arresti domiciliari. Agli arresti domiciliari ha esercitato una libertà di difesa, che è quella di scrivere a un deputato. Questa è norma. Condannati e indagati scrivono a me e scrivono ai deputati da sempre. I deputati hanno la riservatezza sulla loro corrispondenza. Io quindi ho pensato che arrestare l'avvocato Pittelli perché ha scritto una lettera alla Carfagna fosse un'enormità, la misura di una forma di prepotenza, di tortura applicata dai magistrati che dai domiciliari mettono in carcere una persona per punirla, quando il carcere dovrebbe rieducare qualcuno che ha sbagliato ed è stato condannato. Non è stato condannato, patisce la custodia cautelare, non è stato processato e quindi già di per sé vive una condizione di ingiustizia. Che scriva la Carfagna è un suo diritto. La Carfagna, invece di rispondere a lui e dire: io non conosco il fascicolo, non posso dire che i magistrati abbiano fatto degli atti irregolari, però può anche occuparsi del caso di un suo collega dello stesso partito di Berlusconi, processato, condannato e indagato da magistrati che evidentemente, secondo la Carfagna, possono sbagliare. Non possono per Pittelli. E cosa fa questa indegna parlamentare? Consegna la lettera che lei ha ricevuto all'ispettorato di Palazzo Chigi, che l'ha trasmessa alla squadra mobile di Catanzaro e da qui alla procura, che ha preso la decisione di arrestare Pittelli per ritorsione, e a Nicola Gratteri, il magistrato che ha aperto l'inchiesta. L'azione della Carfagna è inqualificabile, è schifosa, non merita altro che il disprezzo profondo che io ho sempre avuto per lei. Ho fatto bene, ho sbagliato a chiederle di esercitare le sue funzioni parlamentari cercando di capire come potesse stare in carcere per 2 anni uno senza condanna. La custodia cautelare è una delle misure che Forza Italia ha sempre combattuto. Le vicende dei processi ingiusti li ha sempre combattuti il suo capo. Berlusconi deve cacciare la Carfagna, che è indegna di essere parlamentare, non può stare in un partito che ha difeso lui con una serie di posizioni legittime dall'azione politica dei magistrati. O no? O non è questo Forza Italia? O non è questa la posizione di Berlusconi? E com'è possibile allora che questa delatrice, invece di tenere per sé una lettera indirizzata a sé come persona, amica di Pittelli e parlamentare, vicepresidente della Camera, la consegna all'ispettorato per far arrestare Pittelli? È un atto indegno, schifoso. Io spero che qualunque cosa possa accadere a questa Carfagna, il cui passato parla per sé e dice tutto quello che noi vogliamo pensare di una parlamentare di Forza Italia, una parlamentare che è stata eletta in rapporti naturali e umani con Berlusconi, sapendo chi è Berlusconi, sapendo come la pensa Berlusconi, e la sua elezione e poi anche il suo ministero sono stati attribuiti a una donna che ha fatto una serie di spettacoli in modi molto provocatori, quindi sessualmente perturbanti.
Ora, non c'è nessuna connessione fra questa sua posizione storica precedente televisiva e la nomina a parlamentare e poi ministro. E però ci sarebbe la coerenza di stare in un partito che non è 5 Stelle. È il partito di un uomo indagato e condannato che ha sempre attaccato i magistrati quando essi hanno fatto delle azioni più politiche che di giustizia. Il caso di Pittelli è clamoroso perché è in carcere da 2 anni senza processo. Custodia cautelare che è la misura più illiberale che si possa pensare. E in una situazione nella quale si usa dai domiciliari arrestare qualcuno di nuovo per punirlo. Tortura, per dire così impari. Hai scritto la lettera alla Carfagna, così impari. Non è questa la funzione del carcere, la funzione è rieducativa. Non si eroga qualcuno mettendolo per ritorsione. Quindi dovrebbero essere processati per questo uso della custodia cautelare come tortura il dottor Gratteri. È guardata con profondo disprezzo una parlamentare che consegna una lettera privata per far arrestare un uomo. Vergogna, Carfagna! Mi fai orrore! E spero che Berlusconi ti cacci a pedate dal partito a cui non puoi appartenere. Iscriviti ai 5 Stelle. Sono perfetti per te, che sei una stella cadente.